Ricordati di vivere. Oggi vorrei parlare del silenzio. È una contraddizione in realtà, perché il silenzio va sperimentato. Il silenzio va. Bisogna prenderci confidenza. Non siamo tante volte abituati a fare silenzio, non siamo in una condizione, mi viene da dire, culturale che ci alleni a fare silenzio, che ci abitui ad apprezzare il silenzio. A scuola difficilmente si fa silenzio e se si fa silenzio è solo perché la maestra o l'insegnante urla di fare silenzio. Quindi è un chiederci di stare zitti, ma non è praticare il silenzio. Quello che vi vorrei invitare a fare è proprio praticare il silenzio, scoprirlo come alleato, come possibilità di ascolto di sé, ma prima ancora come possibilità e capacità che tutti noi possiamo avere, allenare, di stare nel presente, senza sentirci divorati da quelle inquietudini che abbiamo spesso il timore che si affaccino nel momento in cui iniziamo a praticare il silenzio. Spesso e volentieri, quando pratichiamo, o meglio, stiamo in silenzio, magari c'è una televisione di sottofondo, c'è una musica che va, abbiamo la cuffia nelle orecchie, siamo circondati magari da tanta confusione. Allora, scegliere un luogo, un posto, scegliere un tempo in cui iniziare a prendere confidenza col silenzio, senza una forzatura eccessiva. Poi tornerò, per esempio, su qualche esperienza legata al respiro, magari anche il respiro praticato in una certa maniera, certo, per come so proporlo io, per le pratiche che ho io, poi ovviamente, e lo sapete, ci sono tantissime proposte e io non voglio essere la proposta con la L e con la P maiuscola. Però all'interno del contenitore del ricordarsi di vivere, dell'invito più che un contenitore, del ricordarsi di vivere e in particolare della filosofia come stile di vita, proporrò sicuramente anche alcune esperienze possibili legate al silenzio e legate al respiro. Ma in particolare quello da cui vorrei partire oggi è proprio appunto la possibilità di prendere confidenza col respiro, imparare a vedere che è un alleato delle nostre giornate, è un modo per ritrovare, come dicevamo la volta scorsa, quella cittadella interiore, quel luogo sicuro, quel luogo in cui riconoscerci, ritrovarci, quella stanza, se ci piace di più chiamarla così, interiore, in cui ritrovare noi stessi, in cui darci un pochino di pace, in cui riposare i nostri pensieri e anche il nostro respiro, le nostre emozioni, in cui magari incontrare i nostri maestri, idealmente, intendo come ricordi o magari come letture che ci conducono in quella stanza e ci aiutano a meditare su quelle parole che ci confortano, ci danno sollievo, ci ispirano. Abbiamo infinito bisogno di tutto questo in un mondo così caotico, così incerto, così che sempre di più sembra chiederci di essere pieni di prestazioni e senza dubbi, e in realtà noi siamo pieni di dubbi e stanchi della prestazione. Quindi il silenzio è il primo passo da fare, forse il più coraggioso, proprio perché non ne abbiamo l'abitudine. E abbiamo un po' l'idea che nel momento in cui ci fermiamo e pratichiamo il silenzio, chissà quali mostri emergono, quali inquietudini, quali visioni sulla nostra vita che potrebbero metterci in difficoltà. Potrebbe succedere, certo, potrebbe succedere, ma soltanto in parte, in maniera meno spaventosa di quello che a volte ci immaginiamo, ma sicuramente il silenzio è qualcosa che ci può dare un grande sollievo. Certo, se possiamo non praticarlo da soli, e in questo spero di potervi un po' aiutare, possiamo pensare che sia più rassicurante che le altre persone che ci accompagnano, in questo caso magari io, contengano un po' le nostre emozioni, la voce che sentiamo possa rincuorarci sul fatto che ce la possiamo fare e che stiamo facendo una cosa opportuna e addirittura davvero nutriente, che può diventare
un momento poi anche generativo di qualcosa di bello, di qualcosa di buono per noi. E allora il modo migliore che ho in questo momento per accompagnarvi nell'idea che il silenzio sia da praticare e che il silenzio sia un alleato meraviglioso che dobbiamo imparare a frequentare, un amico. Mi sento di farlo con una pagina di un libro meraviglioso sul quale tornerò sicuramente più volte, sul quale, se vorremo, se vorrete, anzi fatemelo sapere, potremmo magari immaginare anche di fare dei brevi momenti di meditazione insieme o io potrei registrarli e poi eventualmente voi utilizzarli per questo genere di pratica. È il libro di Livia Chandra Candiani, Il silenzio è cosa viva. L'arte della meditazione. È un libro molto bello su cui davvero vale la pena arrivare, tornare e praticare soprattutto. Ma voglio partire proprio da una pagina che lei scrive sul silenzio e lo chiama il silenzio onesto. Credo che per iniziare una pratica del silenzio o per continuarla, o per riprenderla perché magari la si è lasciata un po' per strada perché siamo fatti così e abbiamo bisogno ogni tanto di essere riportati alle buone pratiche, ai buoni esercizi, mi sembra la pagina migliore. Quello che vi invito a fare, se lo volete, è chiudere gli occhi, concentrarvi semplicemente sul respiro e senza modificarlo, lasciare che le parole vi raggiungano, lasciare che in qualche modo, forse addirittura se è possibile, non lo so, vi cullino, vi confortino, vi calmino. Altrimenti va benissimo guardare, ahimè, la mia faccia e rimanere semplicemente in ascolto di quello che vi leggerò. Non tutti i silenzi sono uguali. Come, grazie alla consapevolezza del vivere, si diventa sensibili alla luce, alle diverse sfumature di luce in diversi luoghi, in differenti momenti della giornata e delle stagioni. Così si colgono miriadi di sfumature nei silenzi nostri e altrui, silenzi umani, silenzi degli animali, degli alberi, silenzi minerali. Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti, addestrami, disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell'acapo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina, le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva. Se avevate chiuso gli occhi, vi invito lentamente a riaprirli. Non voglio interrompere o togliere del tutto questo momento, magari di beatitudine, spero che in qualche modo le parole di Chandra ci hanno regalato. Ed è una pagina sulla quale potremmo stare a riflettere molto tempo. Vi invito a riascoltarla se vi va più volte, con l'idea che ci sono tanti silenzi tutti diversi, dipende da come stiamo, da dove siamo, dalla qualità del nostro respiro, del nostro pensiero. Ci sono tante sfumature nel silenzio, per questo vale la pena praticarlo spesso, per coglierle, per abituarci. Ci saranno dei silenzi a cui non vedremo l'ora di tornare o da cui faremo fatica a uscire, altri invece che saranno magari pieni di insofferenza che non vedremo l'ora di interrompere. Magari puntatevi un tempo nel momento in cui decidete di fare silenzio, perché questo vi rassicura e all'inizio possono essere davvero anche solo 5 minuti. Però il silenzio è un invito, è lo stare in compagnia di qualcosa di avvolgente e tenero. Il silenzio ci sorride, non è un nemico, dice Chandra.
È qualcosa che ci accoglie, ci conforta, ci culla anche attraverso il nostro respiro. E noi possiamo chiedere al silenzio di addestrarci, di permettere che ci disarmi dalle nostre più o meno finte certezze, di reggere sempre tutto, di comprendere sempre tutto, di non fermarci. Il silenzio possiamo chiedere che ci disarmi, appunto, che ci permetta di congedarci da molte cose per ritrovarci in poche altre, essenziali, importanti. È qualcosa che permette di fare spazio perché qualcos'altro accade. È qualcosa, lei dice, che semina affinché poi le parole raccolgono e a quel punto saranno parole necessariamente scelte, necessariamente, spero, delicate e magari poche e magari appunto qualcosa che diremo. Anziché forse meglio qualcosa che impareremo a tacere. E quindi il silenzio è cosa viva, come dice anche il titolo del suo libro. E vi invito a praticare davvero il silenzio, a farvelo amico, a farvelo confidente, a diventare confidente con lui. E in questo poi si apre lo spazio per qualsiasi esercizio filosofico, per qualsiasi esercizio spirituale. Lì sentiamo la possibilità e la necessità di ricordarci di vivere e lì scopriamo come sia possibile davvero anche vivere senza un'eccessiva necessità di dimostrare chissà che cosa, di essere chissà che cosa, ma di ritrovarci. Ritrovarci noi, accettarci, essere ciò che siamo, che penso che sia il dono più grande che il silenzio e la pratica filosofica, le pratiche spirituali possono farci. Quindi buona pratica del silenzio e ci vediamo giovedì prossimo.